A patti, anche se ancora manca poco più di un anno alle prossime amministrative nel 2016, si inizia già a parlare comunque dei candidati a sindaco che potrebbero scendere in campo per andare ad amministrare la città. Ci sono tanti nomi in effetti che circolano e tra questi vi è anche il nome dell'avvocato Tino Giusto. Noi come Omnia News e quindi come redazione giornalistica facciamo sempre così, nel senso che andiamo direttamente alla fonte per sapere direttamente dall'interessato se queste voci sono infondate oppure c'è qualcosa di vero. Dunque, avvocato, vuole scendere nuovamente in campo, dicevamo, per contendere questa poltrona di primo cittadino a coloro che eventualmente si candideranno insieme a lei? Scendere in campo mi piacerebbe in maniera diversa, come facevo un tempo per la verità. Vedo che la domanda è a bruciapelo. Certamente, intanto non ho la presunzione di dire che sarò il candidato a sindaco, perché per candidarsi è facile, ma bisogna trovare anche tanti gruppi che ti appoggiano, che condividono determinate idee, e questo chiaramente non dipende da me. Sicuramente la cosa non mi dispiace e sto lavorando. Non tanto per una candidatura personale, diciamo, cosa che non escludo, ma più che altro per cercare la coesione tra più gruppi al fine di vedere se c'è la possibilità di fare una candidatura, che potrebbe essere di chi vi sta parlando, come di altri soggetti che fanno parte di una squadra. Lei comunque è reduce da un ottimo risultato nelle passate elezioni, ha ottenuto più di 1.000 voti se non ricordo male, dunque è un ottimo piazzamento che può indurlo effettivamente a riprovarci, magari aggiungendo altri voti che strada facendo da qui ad un anno lei riuscirà ad ottenere dai cittadini. Sì, alla fine in effetti ho fatto quella candidatura quasi per, non dico per gioco, ma per mettermi un po' alla prova, perché l'ho fatta con una lista semplice, sapendo di non poter arrivare al risultato finale ottimale, ma devo dire che il risultato è stato davvero stupefacente, perché ho quasi triplicato i voti della lista e mi piace ricordare che in proporzione alle liste sono stato il più votato, perché c'era chi aveva 6 liste, chi aveva 8 liste, io avevo una sola lista e ho preso quasi oltre 1.400 voti. Tutti i suoi amici che le stanno attorno, cosa le consigliano a questo punto? Di provarci oppure effettivamente in questa città, la città di Patti, è troppo difficile fare il primo cittadino? Allora, chi mi vuole bene mi dice di non candidarmi sicuramente, ma non tanto per la città di Patti, ma perché oggi effettivamente fare il sindaco è diventato davvero difficile per una marea di problemi che tutti ormai conosciamo. Ciò non toglie che guidare questo paese è un vero orgoglio, credo per chiunque dovesse farlo, ed io che sono. Mi piace definirmi un puro sangue pattese, se ne avrò la possibilità cercherò di provarci. Benissimo, ritornando un passo indietro, al termine delle elezioni passate, lei non ha smesso comunque di fare politica. Diciamo che attraverso comunicati stampa, attraverso azioni anche in piazza, convegni e magari incontri con altri esponenti politici, ha continuato questa sua forma di politica. Tutto ciò in avvicinamento alle prossime elezioni o lo avrebbe fatto comunque? No, io ritengo che l'impegno, oserei dire più che politico, proprio per la propria città, non può essere limitato al momento elettorale. Io devo dire un grazie enorme al consigliere di Alternativa per Patti, cioè il consigliere Peppino Bisagni, che si è fatto carico di tantissime problematiche e lo ha fatto, continua a farlo in maniera brillante. Voi avete visto che Alternativa per Patti ha proseguito, abbiamo fatto una serie di convegni, mi piace ricordare il primo di tutti, dopo qualche mese dell'elezione, che parlava, ahimè, del rischio della desertificazione del centro di Patti, cioè parliamo proprio del centro del cuore, della via Trieste, della piazza Marconi. È rimasto un appello che nessuno ha ascoltato, e oggi purtroppo stiamo verificando che Patti è un deserto. Il sabato e la domenica viene da piangere a passeggiare nelle vie del centro, e a questo chiaramente bisogna porre rimedio prima possibile. Cosa ha bisogno allora la città di Patti?
Dalle passate amministrazioni cosa si può prendere di buono, quale insegnamento per buono e cosa invece bisogna fare di più? Delle passate, e intendiamo non solo Sì, l'ultima, non anche solo l'ultima, certo. beh, sicuramente ogni amministrazione qualcosa di buono la fa. Io quello che contesto alle varie amministrazioni, da quella attuale a quella precedente, è il metodo che non ho mai condiviso e l'ho detto in maniera aperta durante la campagna elettorale, che come tutti ricorderanno, perché non ne ho fatto mistero. Io la cosa che rimprovero soprattutto alla passata amministrazione, a quella attuale, è la assoluta, dico assoluta, mancanza di programmazione. Sono convinto che chiunque dovesse arrivare, che resti il sindaco, l'amico Mauro Aquino, che ci sia io o chiunque altro, avrà delle grandissime difficoltà, perché non vi è programmazione. E questo che cosa comporta? Comporta che intanto siamo nell'ultimo periodo 2015-2016. E 18, 19, 18, 19, in cui si possono ottenere dei finanziamenti dalla Comunità Europea, perché siamo ancora in una posizione privilegiata, dopodiché non ci sarà questa possibilità. Ma per ottenere finanziamenti, mi insegnano gli amministratori che ci sono stati fino ad oggi, che ci vogliono i progetti, la progettualità, la programmazione. E siccome questa non c'è, chiunque arriverà avrà il triplo delle difficoltà che ci possono essere nei paesi in cui si è programmato. Ammettiamo allora il caso che l'avvocato Dino Giusto diventi sindaco della città di Patti. Lei quale carte si potrebbe giocare allora in quel momento? Quali carte? Una, prima di tutto, la passione che ho per questa città. È vero che siamo in un momento di crisi assoluta dal punto di vista economico, ci sono stati ormai tagli che provengono dalle sedi centrali, dalla regione, dallo Stato, però ci sono tantissime cose che si fanno anche a costo zero, purché vi sia la passione, purché si formi una squadra, purché non si tenda ad accentrare tutto e quasi a respingere chi vuole dare un contributo per questa città. Perché con la passione si fanno tantissime cose e ci sono, ripeto, noi le abbiamo detto anche in campagna elettorale, lo abbiamo ribadito successivamente, tantissime cose che si fanno a costo zero. Basta avere la volontà di farle. Tanti dicono che le città viciniore, Milazzo, Capodorlando, Sant'Agata, vanno avanti, mentre la città di Patti invece o rimane ferma o addirittura fa qualche passo indietro. Ma è davvero così disastrosa la situazione a Patti? Beh, mi sa che è sotto gli occhi di tutti. Noi ritengo che Patti sia la cittadina più bella di tutto il comprensorio. Non è un merito nostro, la madre natura ha voluto così. Però purtroppo non riusciamo a sfruttare tutte quelle potenzialità che Patti ha. Sa, un giorno ho invitato un amico del nord che è stato a Patti alcuni giorni, quasi una settimana, ospite mio. Quando se n'è andato mi ha detto: "Io non riesco a capire cosa riuscite a fare per evitare che questo paese decolli." E questa è la triste verità. E non parlo di colpe di un singolo, parlo di colpe di tutti. Non si comprende perché queste potenzialità non si possono sfruttare solo a parte. Ritornando invece alla, diciamo, lotta, tra virgolette, per il sindaco, lei pensa che sarebbe più facile avere due, tre candidati o addirittura cinque, sei, sette candidati come rivali? La cosa ideale sarebbe due candidati. Chiaramente, se poi ci sono dei personalismi, si arriverà anche a 4 o 5 candidati, ma non credo che sia la cosa Ma c'è migliore. questo pericolo di dispersione di voti, ecco qui volevo arrivare. Credo proprio di sì. Certamente, un candidato, se vuole fare la candidatura del sindaco, anche se non ha diciamo, le giuste alleanze, sicuramente andrà a prendere un certo numero di voti che alla fine si suddivideranno tra tutti, forse favorendo anche qualcuno. Anche perché, vogliamo ricordarlo ai nostri ascoltatori, le prossime amministrative non si andrà più al ballottaggio. Quindi si vince al primo colpo, come si suol dire. Certo, stavolta chi prende più voti andrà a fare il sindaco. Quindi, Come la vede questa cosa lei? no, mi sembra una cosa giusta, anche perché, vede, io sono contrario ai compromessi, mi pare che lo dico sempre e l'ho anche dimostrato. Tanta gente diceva che finito la prima fase elettorale avrei avuto subito un'alleanza con Aquino, in cambio mi avrebbero dato la sedia di Presidente del Consiglio dell'Ordine. Insomma, tutti erano pronti a scommettere su compromessi che
né io né Alternativa per Patti ha mai fatto. Mi pare che nessuno può tacciarci di mancanza di coerenza in maniera assoluta. Abbiamo fatto e stiamo continuando a fare un percorso che certamente è di coerenza. A proposito di ciò, allora, pur di vincere, qualcuno a volte accetta dei compromessi, accetta delle alleanze anche un po' scorbutiche. Lei mi sembra di capire, se busserà qualcuno alla sua porta di questo tipo di persone, mi sa che non entreranno. Assolutamente. Io non, devo dire che non faccio nessun tipo di discriminazione nei confronti di nessuno, però ci sono intanto dei metodi ben precisi che io o un'eventuale squadra di cui farò parte predilige e quindi chi si vuole adattare a questo metodo, che è un metodo, ripeto, completamente diverso e opposto a quello che ha l'attuale amministrazione o quella che l'ha preceduto. E questo è un primo punto fermo. Per il resto bisogna condividere tante altre cose e io non, le discriminazioni non le faccio sulle persone, ma sulle idee. Per concludere allora, quale dovrà essere il sindaco ideale per la città di Patti? Sarebbe semplice dire che dovrebbe essere un sindaco giusto, è di una semplicità estrema. No, oggettivamente il sindaco deve anzitutto capire che deve essere al servizio della città, deve avere, come ho già detto prima, tantissima passione, deve soprattutto aprire a tutte le intelligenze, ce ne sono tantissime a Patti, che sono state completamente emarginate da troppo tempo. Ripeto, un'altra cosa importante. I giovani non è vero che si sono allontanati dalla politica, io vedo che ci sono tantissimi gruppi e questo mi fa un grande piacere, tantissimi gruppi formati soprattutto da giovani e sono loro la nostra fucina di idee, sono loro che devono darci, devono indicarci la strada perché il futuro sono loro e bisogna puntare moltissimo sui giovani senza trascurare sicuramente tutto il resto. Benissimo, allora ringraziamo l'avvocato Tino Giusto che dalle sue parole sembra di capire che oltre a scendere in campo, come faceva ai suoi tempi, nel rettangolo di gioco per una partita, mi sa che scenderà in campo anche per le prossime amministrative 2016 qui a Patti. Saranno poi gli elettori a giudicare e lì alla fine si vedrà se effettivamente lei, avvocato, riuscirà a fare il sindaco qui della scelta di Patti oppure meno. Ripeto, saranno oggettivamente gli altri a determinare chi dovrà candidarsi. Io posso dare la mia disponibilità, poi si vedrà. Certamente se lo farò a modo mio.